E benvenuti ragazzi e bentornati su uno su sempre, sono il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! Duel Links, seconda stagione, episodio numero 33. Stavolta me lo sono ricordato. Episodio numero 33. Ragazzi, oggi come nell'ultimo aggiornamento che c'è stato, l'aggiornamento dove hanno inserito Sirius Translator Raggiallo, oggi andremo a sfidare. Siamo mondo sempre qua nella versione global del nostro canale principale, pronti per questo nuovo video. Vuoi duellare? D'accordo, a patto che finiamo prima che quell'orso mi trovi. Non ho capito l'orso, però va bene. Ovviamente il deck Rescuroid in soccorso, e meno male che aveva il suo deck originale. Come molte carte che io ho già, tipo Expressroid, Submarineroid. Universo invertito, no, vabbè, Rescuroid, Amoranza, Ambulanza, Tandem Sea, Silkroid, Steamroid che mi serve ancora, Drillroid, Simgiroid, Rescuroid che non c'è, per te, Supercarica, Careroid, tutte le varie carte Roid. Andiamo, duello sempre con il nostro Dick. Ho detto una cosa in inglese sbagliato, però deck per dire una cosa, vabbè. Il nostro deck è, ragazzi, sabato aspettatevi un nuovo video. Vi dico un piccolo spoiler, è un video cosa ho comprato. Sì, perché è una nuova serie e si chiama Cosa ho comprato. Che sì, uscirà quando comprerò qualcosa e infatti domani vi spiegherò tutto. Che è sabato. Che mano di M. Che bello, abbiamo un livello 30 contro, che è pure forte. Credo, perché il Deckroid è forte. Credo che, quanto pare, perché la prima volta l'evento ce l'hanno dato a Slifer Rosso, ovviamente. Adesso ce lo danno a Raggiallo. Secondo me, prima che ce lo daranno completo, quindi che possiamo sbloccarlo vero e proprio, faranno anche, come si dice, faranno anche Obelisk blu e poi potrei sbloccarlo. Però il bello è che ci sono tre personaggi: Cyrus, rosso, blu e giallo. O c'è solo uno, tra virgolette, puoi scegliere, tra virgolette, il vestito. Tra virgolette, consideriamolo. Oh, Actensun emergenerà, non lo usiamo. Ci premo il fondo schiena. Trackroid. Infatti si dico cosa fa, che non ho letto. Si busta con il mio mostro. Sì, mi parerei il culetto, ma non ho voglia. Preferisco di no. Preferisco no. Perderemo malamente, sì, lo so. Però abbiamo provato per la prima volta, questa qua consideriamola come prima volta che abbiamo provato. Ah, aiuto. Allora, emerge un eroe. Non ci serve, abbiamo eroe fasullo in mano. Quindi non saprei cosa fare. Non saprei minimamente cosa fare. Perfetto, abbiamo perso. Ottimo. E va bene, non importa. Ok, va bene. Ho vinto ben. Beh, devo scappare prima che quell'orso mi veda, ma io non ho capito chi è orso, cioè chi è l'orso. Allora, visto che non c'è più Sirius, all'interno del negozio sono usciti due nuovi box, un mini box e un box,
Che erano, vi ricordate quelli speciali? Appunto, dove si potevano trovare carte di ogni espansione più qualcosa in più? Tipo Kunai con Katena? Ecco che l'abbiamo pure trovata. Ecco, sono quelli. Come vedete, limite, una busta 200. E c'è uscito anche il mini box, perché l'ultima volta era uscito solo il box normale. Adesso è uscito anche il mini box. E abbiamo un limite di questi 6. Dove diciamo che è l'espansione dove ci farei di meno, perché non è che ci sia chissà che cosa. L'altra era già un po' più. Ma non è che mi interessi così tanto proprio da spacchettarci. Vabbè, intanto devo sbloccare Chad Princeton. Quindi autoduello, si spera. Faremo un autoduello veloce. Per magari vedere se aggiorna, quindi Cyrus rientra, così possiamo di nuovo fare una sfida, un duello con lui. Chance, che mi piace molto, per dire, appunto, come vi ho detto, la seconda stagione, serie, tra virgolette, si può considerare, serie, sì, serie, di Yu-Gi-Oh! Quindi Yu-Gi-Oh! GX è la mia preferita. E ogni personaggio che c'è là dentro mi piace un botto. Perfetto. Questa sì che è una tattica bella. Sì, con Neos già evocato. 4 turni la considero una vittoria rapida. Non credo, però. Vale la pena sperare. Mi ha vinto. Ah, abbiamo vinto. Bene. Ok. Me la consideri vittoria rapida? Invece no, non me l'hai considerata. Abbiamo due regali, vediamo cos'è. Ah, Rescue Roid e l'oro, cioè le monete. Se vado su missioni non me la consiglio, infatti. Vittoria rapida. Ah, cavolo. Vittoria rapida, 2500 punti. Vittoria di un duello in 4 turni o meno. Noi l'abbiamo vinta in 5 turni. Ah. Porco bufalo. Cappio. Cappio, 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 cappio. Allora, non eri appatto. Sirius non eri, però. Osiris, come volete voi, Sirius, però io lo chiamo come dice l'anime, quindi. Allora. Lo sblocchiamo 4400 punti, a quanto credo. Credo, eh. Sì, lo sblocchiamo. Lo sblocchiamo al 3200 punti. Credo. Sempre credo, ragazzi. Dice ancora quello vecchio. Va bene. Se vado su cancello, me lo fai sfidare? Cambia cancello. Yu-Gi-Oh! GX. Jaden. Aster. Chaz. No. Posso sfidare me stesso? Mi sono spostato. Posso sfidare me stesso? Prossimo episodio si preannuncia molto figo. Sì, va bene, abbiamo perso contro Cyrus. Ma quindi, aspetta, le ricompense che mi dai quali sono? Spark, oddio! Tempesta, gigante del tuono, qui abbiamo corribolato, flauto evoca pure Sparkman, ecco dove si può ottenere, ecco, perché c'è anche espulsore della carta che mi, ah no, ce l'ho già, scherzavo, oddio, prossimo episodio si pronuncia molto bello,
Ma quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto, perché comunque Sirius non c'è più. Cioè, non torna. Quindi, ok. Magari, guardate, facciamo una bella cosa. Andiamo qua e ci apriamo il box. Un pacchetto, giusto, visto che è un pacchetto che costa 200, così nemmeno arrivo a 3545, perché ne ho appunto 3745. Prendiamo una busta, giusto così arriviamo a 3545 e magari in un prossimo episodio facciamo varie spacchettate. Ok, un Kuribo. Effetto Super Air Jaden. Ok. Ah, ecco, cannone magico, gatto nero e niente. Scambio notteggiorno, piccola chimera, lancia incantata, arte ninjitsu, rivolta alla bestia R. Contratto con l'abisso R. Nido degli scarafaggi pungiglioni R. Attacco alla luna, attaccare la luna R. Testalos, il monaco della tempesta di fuoco, figo. UR, che figo. Ci sono dentro quante carte? 3? 12. Wow, e una è UR. Figo. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando, un pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi se non avete ancora fatto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Big big. A tutti, questo è il secondo video del giorno. Pepepepepepepe.